spettatori, buonasera, qui Roma Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a girone unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. Deviazione di Mazzola, tocco di Fogli, discesa di Capra, Perani, Haller, Perani, Picchi, Fogli, Nielsen, primo tentativo di tiro a rete della giornata. Butta la pasta, mamma, prepara i panini, giochi il Bologna, non posso mica far tardi, Dov'è la mia sciarpa, il coso, il fischietto, boia d'un giuda? Ragazza, vieni subito, mi metti il berretto. Ecco lo stadio, la curva, la gente, striscioni dovunque, è entusiasmante. Stanno annunciando la formazione. Ci sono tutti! Alle forze Bologna! Bologna, Bologna, Bologna campione, ti amo, ti odio, ti voglio un gran bene. Sono un tifoso, anch'io dello stadio, gli occhi sul campo, l'orecchio alla radio. Scatta a mezzala, subito all'ala, un poco più in centro e per poco era dentro. Urliamoli in faccia a quelli di fuori, oh, coi rosso-blu saranno dolori. Nella barriera si è insinuato, come vedete, anche Corso. Tocco per Haller, tiro, deviazione all'indietro assai pericolosa di Suarez, che è alzato in campanile e che determina ora al ventesimo un calcio d'angolo anche in favore del Bologna. Verso Milani, che tocca di testa su Jair, una saetta che Negri controlla tempestivamente appostatosi. Siamo al 27° del primo tempo, risultato 0-0. Bulgarelli, Nielsen e poi Perani, altra occasione favorevole per il Bologna. Facchetti, quindi tutti gli spogliatoi per il riposo. Si chiudono così i primi 45 minuti di gara a reti inviolate. Arbitro, arbitro, ma è rigore, no? E lei segnaline cosa sta a fare? Bologna, Bologna, Bologna campione, ti amo, ti odio, ti voglio un gran bene. Salta più in alto e se prendi una botta va la calne niente. Dai, rialzati in fretta. Per bravo che sia il loro portiere, te tira negli angoli e fagli vedere il tuo avversario, tienlo presente, al nemega Mandrake non è onnipotente. Arbitro, arbitro, ma è rigore, no? E al segnalino c'è Stella Fer. Perani, Bulgarelli, accorre Fogli, al volo, devia con un prodigioso intervento Sarti, accorre Furlanis e interviene anche Picchi, Nielsen, e si conclude così un'altra azione notevole del Bologna. Bologna, Bologna, Bologna campione, ti
amo, ti odio, ti voglio un gran bene. Hai dei tifosi che sono straordinari, gente di fede che non ha orari. Li ho visti tornare da una trasferta, di notte col termos e la coperta. Sembravano reduci, le facce tirate, le loro bandiere arrotolate. E la mattina a lavorer, senza dormire, senza maniere. Bologna, Bologna, Bologna campione, ti amo, ti odio, ti voglio un gran bene. Li senti i tamburi? Ma senti che festa! Yankee ragaz, la curva Andrea Costa! Bologna, Bologna, Bologna campione, ti amo, ti odio, ti voglio un gran bene. Dai, passa Clavala, sì, e guarda chi attorno, e la scalata ha segnato Fogli. Bologna 1, Internazionale 0, 30° di gara. Arbitro, arbitro, non si metta bene gli occhiali. Oh, allora, persimo te, amico Villani. Insiste il Bologna nella sua azione offensiva. Manovra Fogli, si piazza Nielsen, riceve. Rete, raddoppio. Stupendo gol. 39° del secondo tempo, ha raddoppiato Nielsen, lanciato questa volta da Fogli. Tiro altissimo e grido di sgomento degli appassionati interisti. Tempo scaduto. L'arbitro consacra in questo momento il Bologna campione d'Italia. È un momento veramente importante questo del Bologna, che dopo tante fatiche, tante amarezze e tanti contrattempi riesce a coronare questo duro e travagliato campionato, raggiungendo l'ambito e agognato 7° scudetto. Ora vedete Bernardi fissato sulle spalle da parte dei giocatori, che si allontana per contro malinconicamente. Fra un osanna meritatissimo ai campioni e ai campioni del Bologna, che hanno sudato e vinto meritatamente questa loro grande fatica. Nello spareggio di Roma, l'unico nella storia del torneo, lo scudetto va al Bologna.